È un Fiorenzuola che con Tabiani crede alla risalita in zona salvezza, una sola sconfitta nelle ultime 8 partite. Al Pavesi arriva una Triestina in crisi che non vince da 8 giornate ma che vuole ripartire dal pari in rimonta con Legnago che ha interrotto la sequenza di 5 sconfitte di fila. Tabiani manda in panchina Ceravolo, in attacco mette titolare Thomas Alberti, la Triestina con il tridente Elazrak, Lescano, Redan, ma il risultato lo sblocca subito un difensore, Alessandro Malomo, colpo di testa sul quarto assist stagionale di Elazrak, è il 12° gol che la Triestina segna nel primo quarto d'ora e il secondo in campionato per Alessandro Malomo che da capitano porta avanti la Triestina che insiste nel primo tempo. Pavlev prepara il cross, mette dentro, respinge Gentile, Vallocchia, stop e sinistro, vola Sorzi ma non serve, palla fuori di poco. Continua a proporre calcio la Triestina nel primo tempo, qui sulla respinta arriva Rizzo, diagonale perfetto da fuori del difensore schierato titolare oggi per la seconda volta in campionato. Mancino letale da limite dell'area di rigore, lo sfiora soltanto Sorzi e la Triestina va sul 2-0 al 33° minuto. Prova ad approfittare del momento positivo l'Alabarda, qui Redan, prima occasione della sua partita, stop sull'imbucata di Vallocchia e diagonale impreciso che finisce sul fondo. Altro contropiede promettente per la Triestina, assist di Elazrak, fa peggio Redan che calcia altissimo col sinistro e spreca anche questa occasione. La partita già complicata nel primo tempo per il Fiorenzuola si mette ulteriormente in salita dopo 8 minuti della ripresa, secondo giallo per Nelli che nel giro di 5 minuti viene ammonito 2 volte e lascia il Fiorenzuola in 10 per praticamente tutto il secondo tempo e allora la Triestina va per chiudere la partita. Lescano, assist per Redan, stavolta ci si mette Sorzi a vietare il gol dell'attaccante olandese. L'occasione migliore della partita per il Fiorenzuola è questo colpo di testa di Alberti che colpisce fuori tempo di ghiaccio Matošević, ma Alberti manca il gol che avrebbe riaperto la partita. E allora Redan, quarta occasione della sua gara, bella la sterzata, destro secco ma centrale para Sorzi. Sul calcio d'angolo batte D'Amico, palla respinta di nuovo D'Amico, al volo cross, bello colpo di testa di Bondioli che non riesce a replicare il gol segnato all'andata al Rocco, bravo Matošević a parare e trattenere lì il pallone. Entra Brogni nel finale per il Fiorenzuola, bella l'azione personale con lo slalom, non è preciso però il sinistro con l'esterno. A 10 minuti dalla fine Vallocchia ha tutto il tempo per controllare, calciare col sinistro, palla sulla traversa, Pavlev, posizione regolare, stop e gol del 3-0 che chiude tutti i discorsi. È il primo in maglia alabardata per lo sloveno, 46 giorni dopo torna a vincere la Triestina. Sono i primi 3 punti per Bordin sulla panchina dell'Unione. Seconda sconfitta nelle ultime 3 partite per il Fiorenzuola che rimane a meno 8 dalla salvezza diretta con una gara da recuperare.